Buonasera Neri, a Mauro Twitch e a Varg che mi salutano già in chat. Ciao, come state? Tutto bene? Ma come vengo qua divento un po' più arancione, non più. Prima sono venuto qua ero più arancione, poi mi sono allontanato e ero meno. Vabbè. Oh, buonasera, ben arrivati. Buonasera Gwenfar. Buonasera Gwenfar, l'anziana Gwenfar. Che invecchia Gwenfar. Non ti preoccupare, Gwenfar, che basta invecchiare bene. Te lo dice uno che è invecchiato. Non so se bene, ma quell'età lì l'ho già passata da tempo. E sì, la mia età anagrafica si sta avvicinando all'età della mia schiena, ecco appunto. Sembrava avessi un riporto, arrivi qua sopra, ma erano solo le luci. Siete pronti? Allora, innanzitutto ringraziamo. L'altra sera il bot funzionava male. Quindi ringraziamo Barba che ha fatto la ressa per 3 mesi, che dice: mi dispiace per l'assenza prolungata, ma ho traslocato e non avevo la linea internet. E quindi quando verrà Barba, se viene stasera, gli chiederemo dove ha traslocato, perché con chi ci faremo i fattacci suoi. Poi, grazie al follow di Asker e al suo raid con 8 persone che mi ha portato a vedere com'è Unnecessary Pixels. All'hosting di Luca Di Massimo, che è un viewer, così lo ringraziamo perché è venuto lui che si è spostato e poi lui si è spostato da solo. E poi c'è anche basta, gli altri sono di prima che non contano. Basta, finito. Gente che si fa i follow mentre il canale è chiuso. Dice, perché fa? Poi non li vedi mai, no? Nel live normali, chissà cosa fa. Allora, facciamo così e carichiamo il nostro programma per il controllo della libertà e della felicità e della giustizia del mondo e della nazione. Ricordandoci che la nazione è grande e bella e soprattutto ci paga, benvenuti. Noi teniamo d'occhio i nostri cittadini, va bene. Profilo, login. Ah, giustamente dobbiamo andare a vedere. Il capone lungo stavolta. Dobbiamo andare a vedere cosa è successo al nostro amico del coso. Al nostro collega che era scappato l'altro giorno. Per andare a vedere se gli hanno distrutto la famiglia. Ma Craig, Fair e Capponi. Non ti preoccupare, Neri, è lì apposta. Così uno se lo legge, intanto che c'è il loading screen, così sa cosa succede. Giusto? Poi quando viene MacRage, ditegli: fai il Capponi più corto. Perfetto. Benjamin Costigan. Next day. Sotto l'albero di nocciole che si allarga. Va bene. Buongiorno investigatore, Catherine Delacroix. Lei è la signorina che nel partito gestisce il programma ed è quella gran boss di tutto, della quale abbiamo già raccolto tutta una serie di articoli, informazioni in giro che mi fanno già pensare che lei sia invischiate in tutta sta roba. Siccome hai il più potente tool investigativo a tua disposizione, sospetto che sai già chi sono, vedi? Dall'altro lato, sei stato un investigatore molto attento, fino a molto un duro lavoratore, hai provato che Orwell funziona come inteso. Cadetela qua, mi viene il dubbio che sia tu che hai fatto tutto questo casino per incolpare sta gente. Sono il tuo nuovo consigliere in questo caso. Questo è diventato troppo importante da lasciare al caso. Con un consigliere con un'identità esposta. Symes sta bene, ma non va bene per lavorare su Orwell. Andando avanti, non parleremo più di lui. Per quanto ti riguarda, non è mai esistito. Con le liberazioni di ieri su Orwell, dei simpatizzanti di Orwell, il gruppo terroristico è uscito in strada. Dobbiamo stare a tutta la nazione che Orwell li mantiene salvi. Non permetteremo a questi pazzi di passare sopra tutto quello che abbiamo raggiunto.
Quindi l'altro tipo è morto, è possibile. Dobbiamo eliminare l'impostore che finge di essere Abraham Goldfeld, trova chi l'ha fatto e cosa sta nascondendo. Va bene. Allora, io c'ho un po' una musica altissima e me la abbasso un po' nelle orecchie, perché se no sento più niente, neanche i miei pensieri. Vi ho dato un antico tra politici che gli è sfuggito di mano e ora devono insabbiare tutto. È una roba così. Allora, cominciamo con Reader, grazie. Joseph Langley. Chi cacchio è Joseph Langley? È l'avvocato, esatto. Aprile. Arrestato Joseph Langley. Metti la foto qua che sembra coso, sembra Robbie Williams. Data dell'arresto, ha pagato le attività terroristiche. Il sospetto era nel suo ufficio di Bonton. Ok. È stato portato arrestato, va bene. Poi, altra roba che abbiamo scoperto. Hanno vandalizzato la casa di Ciccio, qua. Perfetto. È stato doxato, va bene. A posto. Poi ci abbiamo i protestatori anti-Orwell che si sono organizzati in frettissima, tra l'altro. Mi sembra che si siano organizzati veramente troppo in fretta in tutto questo, le proteste contro Orwell. Negoziazioni in triflitz sono ripartite. Va bene, Blaine, primo ministro. E poi, altre cose importanti. Qua io non so, lui continua a dirmi che c'è qualcosa qua, ma cosa c'è? Out of service, e va bene. Questa cosa l'abbiamo già vista, già vista. Qua c'è questo baco che continua a dirmi che qui c'è qualcosa. Ma qui non c'è un fico secco. Non capisco cosa mi sto perdendo qua io. Non capisco perché. Lui stia individuando qualcosa che secondo lui io dovrei vedere, dovrei. Qualche informazione nuova, qualcosa che non ho considerato. Perché non c'è niente. E non so come fargli passare questa cosa. Forse posso cliccare sulla città? No, no. Non ne ho idea. Ah, perché c'erano le news, ok. Mission Kerberos, va bene. Perché le news non le abbiamo mai cliccate. Ah, vedi. Oh, mi ha finalmente tolto sto bookmark maledetto delle news che non avevo mai trovato cliccabili, che sono scemo io. Forse è morto, no, magari li hanno dovuti nascondere. Non mi è chiara una cosa, il principale sospetto è Abraham Goldfels, ma è morto da tempo, si è scoperto dopo che era morto, esatto. L'ultima cosa che abbiamo scoperto l'altra sera è che Abraham Goldfels, allora, sappiamo che ha mandato una mail incitando la tipa a fare le bombe, ma non può aver mandato quella mail lui perché è morto da tempo, è morto di cancro. E quindi qualcun altro sta usando il suo account email, ok? Allora, qua abbiamo un sacco di roba. Cominciamo da Gunther, che il vero nome è Gunther Aarons, tra l'altro. Cominciamo da qua. Andiamo a Ternova. Ok, Gunther Aarons, Cassandra Water, Joseph Langley, Judith Carrington, Eris una donna e Nina Maternova, quindi in teoria tutti quelli che sappiamo. Meglio di pensiero, miei cari amici, come voi avete già provato, siamo stati assediati dal governo. C'erano gli annunciati, chiamati terroristi, hanno girato tutto contro di noi. Questo si ferma oggi, i loro giorni finiranno. Ho un piano, perché questo funzioni, dobbiamo incontrarci come facevamo nei vecchi tempi. Quando avevamo il nostro meeting al caffè Chestnut, avremo una conference call alle 4, perché so che non ci si può incontrare di persona.
Non temete la sorveglianza, ci siamo occupati di tutto. Ok, e questo va nel Gunther Arons, che sappiamo che non è lui, ma non abbiamo un altro sospettato. Ok, qualcuno deve impersonarlo, visto che è morto, dobbiamo agire in fretta, raccogliere più evidenze che possiamo prima che questo incontro incominci. Pensiero non è, sicuramente non vuol fare sicuramente nulla di buono. Ah, processare i data chunk e consumo del tempo. Abbiamo tempo per circa 20 data chunk. Sì, considerato. Posso uploadare 20 data chunk adesso. Va bene, allora. Questa è la stessa mail che hanno ricevuto tutti. Perfetto. Questa è la stessa mail che hanno ricevuto tutti. Da Mark Harrison Donne, devi pensare che sono stupida. Prima cosa non mi dici dove stai andando perché hai bisogno di sparire. Poi non risponde al mio telefono. Ho chiamato Perks chiedendo di te e mi ha detto che eri al Cyber Café Chestnut ieri pomeriggio. Ha detto che sei entrato e furiosamente ha scritto qualcosa sul tuo PC. Probabilmente questo blog post di cui parlano le news. Poi sei uscito dalla porta di fretta, solo per incontrare chi? Juliet. Vuol dire che sei di nuovo in quel gruppo di merda. Non ci posso credere. E con lei? Non ci posso credere. Ora sto cercando email così che tu non possa più sfuggirmi. Abbiamo chiuso io e te. Allora, questa cosa qua mi sembra irrilevante. Mentre il fatto che fosse al Cyber Café Chestnut potrebbe essere utile. Ora, abbiamo altre informazioni che dobbiamo parsare? Desktop. Rosa, il materiale per il PR, non mi interessa. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Questo no. Il draft delle SE va bene. Browser history. Oggi che giorno è? Il 17 aprile. Ok, quindi non ho ancora guardato niente di nuovo. E nel cestino Copacabana. Quindi qua c'è qualcosa di nuovo secondo lui. Questo è l'unico PC al quale posso avere accesso. Ma non saprei, non vedrei niente di nuovo io qua. Timelines, la timeline di Harrison. Allora, lei cosa è andata a vedere? Allora, con calma, lei è andata a vedere la timeline di Harrison, Stellingham University, i targets, la timeline di Juliet, la sua. L'università Stellingham. Alla webmail della Stellingham University è andata. Pensiero. Rosentech e Rosentech. Allora, Rosentech va bene. Qua non c'è niente. Questo va bene. Stellingham. Abraham Goldfels l'abbiamo già parsato. E sei draft non ci dice niente. Non vedo niente di nuovo in tutto questo, onestamente. Furbes Rosentech. Non vedo niente di nuovo. Non so cosa veda qua, ma qua non c'è niente in effetti. Va bene, quindi andiamo a mettere il fatto che lui era qua. Ok, questo è dove Arizona fa il suo lavoro sporco. Pensando che non saremo in grado di recuperarlo. Lo troveremo. Sono andata attraverso le informazioni che abbiamo sui sospetti rimanenti riguardo l'impersonificazione di Abraham Goldfels. Ha predetto le bombe, questo lo rende sospetto. Non abbiamo idea perché abbia postato quella roba sul pensiero e sulla sua timeline.
Dovevo ancora chiarire perché frequento un drugstore così spesso, forse per fare la spesa, perché ha due assicurazioni sanitarie. E apparente che Edison Donnell può essere parte del Boston Bombton Bombings, probabilmente quello che impersona Goldfells. Voglio che provi questo e lo arresti. La lobby del caffè Chestnut. Internet è come un albero di nocciole che cresce, si espande. Ok. Un cybercaffè. Questa era la lobby. Ice Course. Hancock, l'ho già sentito come nome. Chi era Hancock? Sono io scemo che mi ricordo questa cosa. Forse lui che è come alias. Background personality activities. Alias is Hancock. Ok. Quindi lui chiaramente spende un sacco di tempo qua. Perché il punteggio è per il tempo speso, contribuire alla causa o donare. Hosts. Leonor e chi è Persephone? Founder e boss. Ahmed, Rattlesnake, Super Admin, Super Guy. Marca Wicked Witch. Honorable Host. Former Admin. E un ex admin della baracca. Wicked Witch, marca. L'ultimo contributo è aver donato due pallet di bevande non alcoliche. Qua abbiamo lo user coso. Va bene, andiamo a vedere Hancock in tutto questo. Hancock. Ha donato 50 National Beholder Mousepad. Va bene. Il suo user ID del PC mi sembra ottimo. Permesso. The cash. No ideas de quant'è. Sono affiliato con un gruppo chiamato Pensiero nel passato. Ok. Una volta era un punk che voleva costruire un gruppo attivista, ma ha fallito. La morale della storia è che il tuo attivismo non vale un cacchio. Perché non vale niente tu. Vabbè, questo è un trash di un articolo brutto che voleva scrivere. System, browser. Allora, questo è il telefono. Ha cercato Benjamin Costigan, però potrebbe essere perché è comparso nelle headlines del National Beholder. Il telefono io lo uploaderei, sinceramente. Personale. Rebel Punk God, I love you, va bene. Juliet Carrington, State University TNA. E chi è Dixon? Ehi, volevo avvisarti per il mio supporto. Ringraziate per il mio supporto al blog post di pensiero. Ho il feeling che Nina non piacerà a Nina, spero di aver fatto nulla di sbagliato. Lei mi fa paura, non voglio occupare il suo posto in pensiero. Se voi possiamo incontrarci domani al caffè Cesna e parlare del nostro grande successo alla Stelligan. La prossima cosa, tutto fuorché Nina, grazie. Studio al campus, lavori lì, quindi siamo vicini comunque. Ci stai. Allora, questa cosa qui potrebbe farci arrivare al. Questo a farci leggere le sue mail dell'università. E questo a farci arrivare all'articolo di pensiero che non, al quale non abbiamo ancora avuto accesso, perché ce n'è uno che non sappiamo ancora di chi è. E quindi questa cosa qui potrebbe farci arrivare al suo articolo su pensiero. Se è lei che l'ha scritto.
Family Plus in Insurance Match. Membri della famiglia. Life Trust Invoice. Life Trust Family Plus Insurance March. Marzo. E l'altra è Life Trust Flex Insurance March, non è Family. Allora, questo sicuramente, grazie. Con Juliet. Dove sei? Perché hai lasciato Ave? Dobbiamo nasconderci. Questo aprile scoprirsi cosa hai fatto. Tu hai esposto un coso, ok. Tu hai trovato il tizio. Hai ricevuto la mail di Abram? Si era folle, è tornato, è un piano, non ci credo. Dove era tutto questo tempo? Parteciperai? Ok, se vi dobbiamo partecipare, mi nascondo in qualche luogo, chiamerò il mio notebook, fai lo stesso, nasconditi nei posti dove sei stato le ultime 24 ore. Ok. Ha perso il suo telefono. Farò senza fino all'incontro. Quindi se vogliamo trovarlo, questa è la strada giusta. Questo non mi interessa. Torniamo nel suo computer. Il destro del telefono. Abbiamo avuto accesso al destro del telefono. Gallery. Un nuovo ritratto non mi interessa, grazie. Ha due foto, Juliet e lui che parla con una signora. Questa tizia qua però probabilmente era beneficiaria della sua assicurazione. Sarà tipo la mamma in sedia a rotelle. Contatti. Abbiamo Jules e Cassandra Watergate. Sky Chat. Happy Birthday. Mi spiace mamma, non verrò a casa. Buonasera, cruciform data. Ho visto cavalieri corazzati colti dal panico al primo cenno di battaglia. Il più vile scudiero disarmato strapparsi una lancia dal proprio corpo per difendere un cavallo morente. La nobiltà non è un diritto di nascita, è determinata dalle proprie azioni. Game of Thrones? Non lo so, Bon Jovi. Cos'era? Citi solo film o anche libri? Cominciamo dalla base. Vive con sua mamma intanto. Qua non ce ne frega niente e qua non c'è nient'altro. Display location delle ultime 24 ore. Quindi per prenderlo possiamo escludere automaticamente dove è stato nelle ultime volte. Tipo, dobbiamo vedere l'indirizzo del caffè. Allora, se io vado qui, vado qua.
Però non so dov'è il caffè. Non posso sapere dov'è il caffè, maledetti, perché non c'è l'indirizzo. Allora, sappiamo dove abita, quindi sicuramente questo no. Perché non va a casa a nascondersi. Buongiorno, ci sei ancora? Non mi hai detto se citi solo film o anche libri. Mail. Mi piace aver sottolineato l'attenzione di investitore su di te. Hai superato i limiti del nostro accordo. Abram Goldfeld, aspetta. È stato lui? Ok, è stato Harrison O'Donnell. Andiamo, ok, perfetto. Troviamo tutte le location così che possiamo fare un arresto. Location di Leo. Le location sono 5. Ok. Jules. Beccate il numero di telefono, va? Victor Rosen. Ehi Victor, ho parlato a Maria perché non sei al lavoro. Eri qui tutto il weekend, ma sono di autorizzato. Ora che dovresti essere qui, non dovresti esserci. Perché l'SP è sotto il tuo account? Non penso. Dammi un po' questo. Leggo il professore. Gallery. Contatti. Abram Goldfels, ok. Skychat. E Gunther Aros ha lavorato alla Rosentech. Cassandra, ciao Cass, oh, che sono bloccato, niente cose romantiche. Andiamo all'ante d'house. Non prendi l'8B, non mi piace quel posto.
Giulia ti ha detto di prendere il tram in Freedom Plaza. Questo è interessante però. Perché lei che ha piazzato Cassandra Watergate nel posto delle bombe. C'è il comando Re Cappone che Lucifer data. Se sei perso in una storia, fai il comando Re Cappone e ti arriva tutto il riassunto della storia. Quo tracking, va bene. Questa qua però non mi piace niente. Mettila dentro per piacere. E poi vorrei anche portarmi a casa questo qua. Però è il telefono di casa. Non me ne può fottere di meno, ma è il telefono di casa. Vediamo se ha suggerito qualcos'altro. Initiate. Knock knock. Chi sei tu? Sei l'hacker che ho parlato a Harrison. Volevo sapere cosa è successo a pensiero. È una roba di pensiero, è un setup del governo. Ok. Puoi aiutarci, aiutaci. Un minuto ti ha portato qui. Hai aiutato a doxare questo Costigan. Puoi farlo ancora quello che hai fatto, no? Mi traccheranno. Tu cosa stai facendo? Abby's back? No. Lo conosci più o meno? Da dove? Coincidenza. Vuol dire che uno nel corso della pesca? No, perché non c'era Abram nella pesca. O sì, c'era anche Abram. Dammi il tuo numero, il numero ti invito, no? Grazie, ma no, grazie. Fai cosa vuoi. Buona fortuna. Allora, questo mi interessa assolutamente. Devi capire chi è. Se ci ha chattato. Però non è qua la cosa. Non so se mettergli anche il telefono di casa. Di Golfels. Troppi chunk di informazione abbiamo.
Tu in teoria hai anche il telefono di cosa? Che però in galera se nessuno usa il suo telefono non ci interessa. Il mio telefono è sparito. Chi ce l'ha il suo telefono? Proviamo a mettere anche questo, vediamo se ci sblocca qualcos'altro. Cosa pensi che ci sia su questa cosa? Va bene, metà del nostro tempo è andato, va bene, lo so. I know che metà del nostro tempo è andato. Su quella linea voglio che però ci sia controllata, che non si sa mai. Siamo un privato assunto per fare questo mestiere, cruciforme. Che cacchio ci faceva lei qua? Perché era il lavoro? The Open Door. Devo scusarmi per essere stato zitto per tutto questo tempo. Ho lavorato al nostro piano in silenzio. Dovete smettere di cercare di abbattere i muri, dovete attraversare porte aperte, ecco dove trovarne una. Questa cosa qui non mi interessa al momento. Insider. Era nella webmail della Stellingham University, quindi io ho l'accesso alla sua webmail della Stellingham University perché ce l'ha lui qua. Non era questa, ma era qua, no. Era sul suo desktop, scusami. Desktop, browser history, mail from the Great Hancock. Abbiamo ancora 8 data chunk. Nella history, ma non mi interessa. Stelligan non mi interessa. Rosen non mi interessa. Però mi ha tolto il coso da lì. Cosa ha trovato di strano? Non c'è niente qua, e nel listener non possiamo andare a vedere quello. Posso andare alla Stelliga e entrare nella sua webmail? Ah, però forse posso entrare nella sua webmail adesso. Browser history? No, non posso entrarci. Contatti non mi interessa, io vorrei vedere la sua webmail. Stellingham University. Home. Qua mi ha individuato qualcosa però. Hosts. Hancock che ci ha dato il suo coso, va bene. Queste linee sono diventate confuse a un certo punto in questo gioco. Come accedo alla sua maledetta mail? Non ci accedo.
Metti ancora questo, va. Giulia mi puzza in questo momento. Un momento da ricordare. Anco, sei stata bravissima. Concerne, hai fatto un buon lavoro, non è abbastanza. Ha pianificato la protesta di pensiero della Freedom Plaza, come avevamo già detto. Giusto? Profile, persone di BFF Activities. Alea Plan della protesta alla Stelligan e ha pianificato la protesta anche alla cosa. Barbunta, buonasera. Robin Hood, se non mi inganno. Quante volte l'ho visto da piccolo. E è scappato, è venuto, ha fatto la citazione e è andato via, Varg. Lei ha pianificato la protesta. A pensiero. Alla Freedom Plaza. Aggiungi questa informazione che mi interessa. Dixon, un articolo. Allora, noi volessimo beccare lui, partiamo dalla base. Stelligan Avenue, Bonton. La Stelligan Avenue sarà. Iniziamo a escludere le robe, ok? Perfetto. La Stelligan Avenue sarà dove c'è la Stelligan. Home. Perché non c'è mai una cosa per sapere dove sono le cose? Perché non c'è un indirizzo. Nei siti ci sono gli indirizzi, vi assicuro. Vediamo se me lo dice il giornale. Magari il giornale lo dice. Second Explosion. Stelligan University. Campus dello Stelligan University. Ah, ma aspetta. Lei gli ha detto, quando ha parlato con O'Donnell, gli ha detto non andare. Allora, questi due hanno parlato. Dove l'abbiamo visto? Eccolo qua, chat con Juliet. Non nascondersi in nessun posto dove si è stato nelle ultime 24 ore. Ok, quindi questo qua ci interessa. Esatto, adesso ci dice, se trovi un posto, controlla che non sia nell'elenco di quelli in cui è stata. Lei è stata, sempre sbagliato device, alla Rosen Plaza, Penn Street, Portobello Road. Ok, queste ultime 24 ore non c'è, sicuramente non c'è stata, non va a nascondersi qua. Ok? Però maledizione, io ad esempio non so dove sia la Rosentech, non so dove sia, non ho gli indirizzi di tutti questi posti. Ho dei bellissimi Rosentech, welcome. Ok, get in touch.
Ma non ci dice dove diavolo si trovano sti posti, maledizione. Noi siamo i Carrington. Occupation. Sono molto confuso a questo punto. Ma soprattutto lui non vive con sua madre, non ci dice dove però, noi sappiamo che lui vive nel camping di Bonton. C'è Jake con lei, va bene. Ieri non è andato a casa. Però non è vero, il telefono mi dice che c'è stato a casa. Questo è Juliet, però. No, ha dimenticato il telefono a casa. Il 16 gli ha detto che non sarebbe tornato a casa. Ok. Però gli ha scritto dal telefono. Qui il telefono ce l'aveva con sé e loro, il padre era a casa. Ma soprattutto era Juliet, che ieri non è stata a casa. Perso il filo di tutto sti. Non potendo appuntare niente, sto perdendo il filo. Allora, chat con Angela, va bene. Lui dice: non vengo a casa oggi. Ci vengo domani. Lei ha chiesto 7 volte se tornava a casa, ha dei problemi la mamma. Ma da dove cavolo gliel'ha scritto? E perché il telefono segna che è stato a casa? Giusto? Sto dicendo una cosa senza senso. Ghost, facendo ghosting, perfetto. Quindi anche lei potrebbe essere andato a casa anche di lei, perché doveva andare a casa di M-Babe. Ma non c'è andato a casa di M-Babe. Che gli ha detto Puppa. Era al Cyber Cafe Chestnut. Perfetto. Sappiamo dov'è lei, perché potrebbe essere a casa di lei. Lei non possiamo investigarla.
Ciao Sigurd, cosa ne pensate? Lo scopo di oggi è trovare lui. Abbiamo 5 data chunk e 6 di questi, ok? La domanda è, c'è qualcuno tipo Giulia dove vive? Mallory Court Farview, non è stata qua, non è stato qua. Nina, quartieri industriali, non è stato da Nina. Oak Drive non è andato da Benjamin Costigan. Cassandra non sa piano indirizzo. Portobello Road è andato da Gunther Aarons, della casa di Gunther Aarons nelle ultime 24 ore. Ma lui ha perso il telefono. La mail è stata mandata dal telefono. Siamo nella direzione sbagliata. Lui ha perso il telefono. E la mail è stata mandata dal telefono. Quindi, se l'unica prova che abbiamo è che lui ha mandato la mail dal telefono, è una prova delle balle perché. Chi ha il suo telefono può aver mandato quella roba. Può essere stata Juliet. Noi abbiamo trovato sul suo telefono la prova che lui ha mandato una mail fingendosi Gunther Aarons e pianificando le bombe. Ma il problema è che se lui ha fatto così, ma ha perso il telefono, da quel telefono quella cosa può averla mandata. Chiunque, siccome la tizia, la sua fidanzata, gli ha detto ieri non sei venuto da me, ma so che sei andato da Juliet, il telefono può averlo perso e può averlo Juliet. Quindi in realtà chi ha mandato la mail può essere Juliet, che di fatti stava dicendo all'iniziato vieni anche tu nell'incontro, perché nella chat. Probabilmente perché conta di far beccare tutti da quella chat lì e lei non presentarsi. Mi sono spiegato? Questo è essenziale come informazione. Pensavo che ce l'aveva avuto con sé. Il problema è questo, che non sei giunta alla conclusione a cui sono giunto io, signorina. Stiamo finendo in un piano per incastrare gli altri. Se la fidanzata gli ha detto ti ho scritto, non ti ho beccato, ti ho visto con Juliet. Ti ho scritto sul telefono, ma non mi hai dato retta. Allora, primo, lui potrebbe non sapere che la fidanzata l'ha mollato, perché gli ha scritto. Dove gli ha scritto? Gli ha scritto sulla mail. Perché lui ha scritto dal telefono.
alle 2:15 a.m. del 17 aprile, che è oggi, stanotte, gli ha scritto. Lui ha fatto il doxing, ma non ha fatto le bombe. Noi sappiamo che lui è andato di sicuro al Cybercafé Chestnut. Ok? Ma il Cybercafé Chestnut non sappiamo quale di questi è. Ok. Se questa è casa sua, casa della mamma, dove lui ieri ha detto che non è andato, questa è l'università. Devo capire. Allora, il mio istinto dice che non è lui, che è Juliet. Che è Juliet che ha fatto casino. Ha avuto un difficile inizio del 2017. Quando cavolo è morto Gunther, vatte la pesca, Gunther Arons? Quando cavolo è morto? Qua è dove è sparito. Golfels. Sei 12 mesi. Febbraio 2016, nella migliore delle ipotesi, è morto. Ma in tutto questo, Maternova e quartiere industriale, non me ne frega niente. Bank of the Nation. Molly Schwartz. Singular. Hancock. Target. Dove l'abbiamo letta? Abbiamo dedotto che fosse morto. Non abbiamo Allora. Sostituire su flat. Non abbiamo info su questa roba qui. Joseph Langley. Ufficio del Bonton Office. Non mi dice niente. Obituaries, eccolo qua. 18 dicembre 2016. Quindi Juliet può aver avuto un pessimo inizio anno perché ha scoperto della morte di Golf, di Gunther Arons, di Golfels. Quindi
Quindi lei lo sa e può averlo impersonato lei. Se questo è vero, ok, questi qua sono i posti dove è stata lei e non dove è stato lui. È vero? Domanda. Cioè, tenete d'occhio, perché ha scoperto che il suo mentore è morto, Varg. Il suo brutto inizio è aver scoperto della morte del suo mentore. Ok? Quello muore il 18 dicembre, vacanze di Natale, lei lo scopre inizio gennaio. Ok, quindi dice, che anno di merda, segue, beh, normale. Quindi scopre che è morto e lo impersona. Perché se lei sa che è morto, e adesso sta, lei non dovrebbe rispondere a tutto il resto. Cioè vuol dire che tutte le volte che dice, ah, Abram ha indetto un meeting, eccetera, eccetera, lei sa che lui è morto. E quando dice all'iniziato vieni anche tu al... è una trappola. Dice all'iniziato vieni anche tu al meeting online. Il meeting online è fatto perché sa che nel meeting online li becchiamo tutti. Lei non partecipa al meeting online, ovviamente. Mi sono spiegato? Anche perché nel meeting online non dovrei presentarsi come Juliet. Beh, potrebbe farlo con i due telefoni. Potrebbe farlo contemporaneamente da entrambe le quindi, se questa cosa è vero, no, perché un meeting, esatto, non lo fa di persona, lo fa online. Per sé, perfetto, esatto. Buonasera Barba, ho letto prima, grazie, dove hai traslocato? Il messaggio ieri non si è visto, l'ho letto all'inizio di questa live. Ma lei non l'ha detto, è molto più generico e probabilmente l'ha detto subito, prima ancora di ordire tutto il piano, capito? Se è vero che lei ha il telefono di Harrison, questi posti qua dovrebbero essere gli stessi dove è andata lei. Seligan Avenue, Orchard Drive, Portobello Road, Penn Street. Ne ha tre in comune. E questa è casa di coso. E questa è casa di Abram. Lei è andata a casa di Abram ieri, è andata all'università ed è andata a Penn Street. Quindi lui non c'è andato. Avete capito? Se questi sono gli stessi di lei, vuol dire che lui non è andato in questi tre posti. Uno, due, tre. Perché lei col telefono di lui che è andata lì. Mi sono spiegato in italiano? Loro si sono incontrati ieri. Dove si sono incontrati loro ieri? E quando? Session con Giulia del 17, non mi interessa. Session con Harrison O'Donnell.
Ok. Ah no, però l'hanno fatto via conference call. Che era questa. Ci incontriamo nel vecchio posto. Quindi uno di quei tre è il posto dove si sono incontrati loro. Ok. Il vecchio meeting place era il caffè. Quindi uno di quei tre è il caffè. Quel posto, potrebbe essere anche casa di Harrison. Potrebbe essere anche casa di Harrison. Far view dove lei è a casa, tra l'altro. Non possiamo sapere dove è casa loro. Esattamente. Oh, Malloy Court. E lei è infilata nelle cose dei computer. Quindi potrebbe avere. June è infilata nei computer, però. Allora, non è un grosso problema, nel senso che per andare avanti noi dobbiamo dare a lei i posti dove può essere lui, i posti dove può essere stato, dove può essersi nascosto lui, questi qua. Sicuramente lui è stato in questi due posti, ok? Orchard Drive e Outskirts Camping c'è stato. In uno degli altri ha incontrato Juliet, che può essere casa del professore. L'università e Penn Street, che non so cosa sia. Ok, in uno di questi si è incontrato con Juliet, negli altri due c'è andata Juliet col suo telefono. Quindi lui non è andato in questi posti, quindi lui può andare a nascondersi lì. Sono presumibilmente e tendenzialmente uno di questi tre è il caffè. Questo no, è casa sua, questa è l'università, questa è casa del professore. Quindi o questo sono il caffè. Ok?
Quindi sicuramente lui può essere in questo momento in un posto dove non è stato. In uno di questi tre c'è stato con lei, negli altri due c'è stata lei, non c'è stato lui. Quindi lui può andarsi a nascondere qua. Ok? In questi due c'è stato lui davvero. Se ora riuscissi a capire se Penn Street o Orchard Drive sono il posto dove c'è il caffè, sarei a cavallo e potrei costruire un più o meno una timeline. No, il caffè nello Steligan Campus. Il caffè nello Steligan Campus, quindi qua è dove si sono incontrati loro. Lui e Giulia si sono incontrati qua. Ok. Mi sono spiegato? Quindi, essendo che loro si sono parlati e lei gli ha detto: non andare, ok. Ok, mi nascondo da qualche parte. Non nascondersi in nessun posto in cui sia stato nelle ultime 24 ore. Riquadro il mio ragionamento. Quindi, noi sappiamo che lui era al caffè. Che è qua. Quindi lui può nascondersi a Portobello Road o a Penn Street. È un gioco investigativo, Barba. Stiamo deducendo tutto dalle informazioni che abbiamo. Allora, perdonatemi solo un istante, arrivo subito. Ok, allora, questo può essere. Questo può essere. Perché qua è dove è stata lei, sicuro. E questo è a posto. Qui lo sappiamo che lui ci è andato e lei ci è andata. Scusate, ho preso una pastiglia contro mal di testa, non è stato un mal di testa. Orchard Drive e Austin Camping sono casa sua e suppongo questa casa della tipa. Così a occhio. A meno che non sia l'avvocato. Dov'è l'avvocato? Canonbury Square, no, ok. Nessuno di questi posti è un posto dell'avvocato. Lei purtroppo non è in nessuno di questi posti qua, perché in questi c'è stata tutti. E quindi non so dirvi dove sia. Qui non abbiamo più contatti utili. Questa io me la porterei a casa come informazione. Sto assumendo che il mio ragionamento sia giusto, eh.
No, le altre informazioni che mi porterei a casa sono cosa fa lui dell'assicurazione. Allora, l'assicurazione del tipo era nelle mail, Life Trust. Questa mi sembra importante. Ok, sto assumendo che il mio coso sia giusto, eh. Sto assumendo che sia giusto il mio ragionamento. Perché mi porterei quasi a casa questa. Non so se dalla foto può dedurre che quella sia la madre, ma temo di no. Temo di no. Io vorrei ancora qualche informazione su di lei. Lei continua a puzzarmi forte, forte, forte. Perché lei può essere andata in questi posti per dire a lui non andare nei posti dove sei stato ieri, sapendo che qua non c'era andato e sapendo che noi saremmo andati a prenderlo. E penso l'informazione che Abraham ha lavorato alla cosa. Perché vedete, lui ha lavorato all'Abram e dice, il padre le dice, siccome questo Abram ha lavorato alla Rosentech non vuol dire che vada bene per te. Mi fido del mio ragionamento, fanculo. Non devi seguire Abraham Golf, sei morto, stai perdendo tempo prezioso, non ti preoccupare, sono le 4. Sto preparando l'intervention team a cercare tutte le location che hai menzionato. Ah, ci stanno hackerando, poi ci mettono il verdino. Piripiripiripiripi. Qualcuno clicca le cose per me. Funziona? C'è qualcuno? Ho preso queste cose in giro. Ti aspettavi diversamente? Oh merda. Cos'è questo? Chi sei tu? Uno sciocco che è perplesso da quello che ha appena assistito. Non era voluto. Questa è una chiamata, non è vero? Ci sono anche i Norwell. I Norwell? Abe, senti NIP address to get into Orwell. Per far mettere i Norwell. Ha fatto cosa? Ha funzionato? Controllo la cosa. Tutto è limitato, il governo riprenderà il controllo a un certo punto. Questa è la mia preoccupazione. Perché Abraham ha le informazioni su Orwell? Questa cosa sembra un'enorme trappola. Ho avuto uno sguardo del suo file. Non ci credi cosa dice. Non chiedereste cosa dice. Abraham è morto. È morto tempo addietro. È morto? No, Abraham come? Era malato cancro. Stupido, perché non ce l'hai detto? Ha dato linea agli ordini delle bombe dopo la sua morte. Questo vuol dire qualcuno sta incastrandole, non solo lei, tutti noi. Chi
Chi cacchio farebbe una cosa? La persona che lavora su questo è stata astuta, ha scoperto tutto. Cosa ha trovato? Tutto questo punta a te. Cosa sta succedendo? Non ci credo. Stai dicendo che tu hai detto a Nina di piazzare quelle bombe? L'ho fatto, non sono orgogliosa, ma doveva essere fatto. Perché tu e Nina, voi due, avete rovinato tutto per Abram e per pensiero. Hai deciso che lasciarmi non era abbastanza per come vendetta, hai dovuto uccidere le persone innocenti e dare la colpa a pensiero? È stato necessario solo quando le cose sono nel punto più oscuro, le persone si accorgono delle cose. Abe lo sapeva, so che è stato estremo, estremo, è stato un omicidio. Lo so, dannazione, credetemi, lo so. Le azioni hanno davvero fottuto i membri di pensiero, molto bene. In gran parte Nina, come puoi giustificare questa cosa? Come hai fatto a fare questo? Pensavo di essere distrutto, era il punto della sua formazione, invece di cercare me e arrestare me, Orwell vi ha segnato come bersagli e vi ha investigato, ha fottuto le vostre vite. Le persone devono vedere come è fottuto Orwell, non è protezione, è invasivo, è manipolativo, è un destino per tutti. Le sue innocenti, tutti sono sospetti. E io volevo che il mondo si opponesse a Orwell, sapeva come era pericoloso questo progetto. È per questo che ci ha lavorato. Ha fatto cosa? Ha lavorato a Orwell. Questo conferma quello che temevo, ma non volevo credere. È per questo che lavorava la Rosenthal, quello che era rilevante. Così che lui potesse andare ai media a renderlo pubblico. Aveva paura, pensava che nulla sarebbe cambiato se l'avesse fatto. Puoi dargli torto, mi ha detto tutto a me e solo a me. Sei un attivista migliore e peggiore di Nina. È incredibile, in un modo strano e molto fottuto. Non capisco perché portare l'attenzione sul pensiero. Perché non hai convinto tutti con le tue azioni. Perché questo incontro. Perché mi hai lasciato hackerare Orwell. Costigan, il tizio che Harry ha lasciato le informazioni uscire, l'uomo... Era un uomo all'interno, un consigliere. La persona che ci sta davvero spiando è ancora lì. Quello che ci sta, l'investigatore, quello che ci sta ascoltando, sto parlando a te. Sapevo che saresti stato qui quando tutti ci saremmo incontrati, devi ascoltare. L'iniziato è stato solo un windfall, okay, una chance per essere sicuro che tu non saltassi subito contro di noi. Una domanda per te, ora che hai visto Orwell in prima mano, pensi che il sistema aiuti qualcuno? Pensi che il governo non spierà su di te, anche su di te? Pensi di essere fuori dal sistema? Pensa ancora. Valutano anche te, lo sapevo, visto la follia, possiamo fermarlo, tu puoi, ricordati che sei stato reclutato per essere fuori dal sistema, fuori dalla nazione, e se mostriamo alle persone cosa hanno su di te, che anche tu non sei fuori dal sistema, che nessuno è fuori dal sistema, tutto quello che devi fare, investigatore, è caricare i dati che hanno su di te, incriminando te stesso. Perché dovrebbe cooperare? Esattamente il punto. La rivoluzione si suppone essere un safety net, così che nessuno usi male Orwell. Agire sulle prove è obbligatorio. Se l'investigatore incrimina se stesso, verranno forzati a indagarlo e rivelare le sue prove. Che anche l'investigatore è spiato. Questo è folle, non ci credo. Vorrei offrirti un'alternativa. Una certa Catherine de la Croix. E nei file ho visto che possiamo usare il fatto che abbiamo controllo su Orwell. Non posso leggere. Troviamo qualcosa su Catherine de la Croix. Non servirebbe a molto. Sarà rimpiazzata. Poi possiamo fidarci che ci aiuterà. Edison, cosa succede? Lui l'abbiamo beccato. È caduto preda del sistema di sorveglianza, siamo arrivati solo noi due. Il mio piano è raccogliere il supporto dopo che tu hai fallito, investigatore. Ma se vuoi seguire il mio piano, cerca, indaga della Croix, troverai qualcosa di sporco. Devi decidere, puoi incriminare te stesso, va bene. Attivo della Croix come profilo. Quando Abram ha fermato il suo lavoro per la Rosa nel governo, ha clonato tutte le informazioni.
e le ha nascoste nell'ufficio. Mi ha detto e le ho mantenute. Il sistema si è ributtato in un paio di minuti. È acceso tutto. Ritrovarci l'ID del device. Ok, capisco che se il giudice mi incrimini per quello che ho fatto, penso di meritarmela. Tocca a te fare la cosa giusta. Ho detto che il piano mi era chiaro, che mi sono fidata a dargli solo due data chunk e aggiungermi il resto delle informazioni. Ok, il disturbo pensavo non sarebbe mai finito. L'ingegnere dicono che abbiamo avuto un visitatore non voluto. Sapevo già che era pensiero, è ora di scioglierli. Dobbiamo essere forti, dobbiamo mostrare a queste persone per quello che sono. La salvezza della nazione dipende da questo. Trovo un modo di incriminarli assieme come gruppo. Tutto quello che abbiamo bisogno è un int che Abraham Goldfein voleva che questo gruppo portasse avanti azioni terroristiche. Possiamo tracciare l'attacco con un PC remoto. Ora sbloccherò questo PC per te. I did. Allora, ho informazioni sull'impiegato Golfel. Abraham Golfel, Demiurgo. Intanto aggiungi questo. Un documento trovato. Ti ordino di non cercare ancora nel passato di Abraham Goldfell. Potrei trasformare te in una persona target se mi disobbedisci. Non vuoi questo, non è vero? Quello che è strano è che questa Giulia ti ha richiesto materiale su questo demiurgo. Appunto. Fammi lavorare, ciccia. Fammi lavorare. Flowed. Io, Abraham Goldfein, ho sviluppato il codice l'etica del codice per un progetto chiamato Demiurgo, che è stato rinominato Orwell, e io ho prova di ogni cosa che sto per scrivere in un device clonato con la UIPC vatte la pesca. Aspetta lì tu, non ti muovere. Tu non mi servi al momento, stai buono. People. Scusi, non volevo far questo. People. Ti faccio cagare in mano, Catherine Delacroix. La facciamo cagare un po'? Perché sono per una target? Divertente quando è funzionato. Non cercare, non tirare fuori nient'altro su di me. Non vorrei essere assassinato come traditore, non è vero? Metta sulle balle lei, signorina. Io la voglio far cagare un po'. Addio. Devo far secco, eh. Allora, andiamo a lavorare adesso. Harrison O'Donnell. Ok, si è fatto arrestare tranquillo. Harrison O'Donnell, eccolo qua. Metti la foto.
Torna indietro. Questo qua mi interessa, grazie. Ora lo sai, l'abbiamo assunto per Orwell, questo l'ha fatto lui. E io sono stato che lo volevo sul progetto all'inizio, per seguire standard etici, solo poche persone lo sanno e volevo che non fosse così. Il nostro nemico più feroce ha lavorato per noi, una persona che ho scelto io. Ora sei tutto. Questo avrà delle conseguenze per te. Buongiorno, sono anch'io indagato, sanno tutto di me. Disobbediente, va bene, non c'è problema. Allora, io vorrei indagare lei, però. Lei ha spento il PC in tutto questo. Me ne frega niente. Questo è il mio piano, sei in grado di costruire una bomba? No, grazie. Papà. Non ho detto a mamma che ti ho trovato. Non capisco. Gunther Aarons voleva distruggere il backup del coso. Bravo Gunther Aarons. Nessuno si crede, mi dà retta. Dammi pace sapendo. Vedete qua gli ha detto che abbiamo fallito. Gli chiede perché non sei mai andata ai giornali? Potremmo aver creato l'attenzione che volevamo. Bisogna vedere le conseguenze prima di imparare. Ciapali. Siamo i giuri che non abbia rispettato i desideri di cosa? Perfetto. Questo problema che lei aveva le risorse per impersonarlo. Ora bisogna solo evidenziare che l'imperatore ha incitato le bombe. Andiamo a vederlo. Demiurgo. Codex Draft, va bene. Qua c'è il Codex Draft. Il full access a Demiurgo. Teneva il desto pulito, va bene. Note. Ho iniziato a lavorare a Rosentech. Hai dovuto un terzo elemento umano per vedere Tuversi. Per controllare che siamo imparziali. Dove sono io? Dovevamo farlo. Certo. Aspetta che stavo vedendo delle robe. Febbraio. Ok, qua siamo a posto, adesso andiamo indietro e vediamo nel privato, perfetto. Febbraio 2017. Però non mi quadra questa cosa. Fammi vedere questo. Juliet.txt. Ok, Rosen Internship.
Ok, questo sappiamo chi è. Ha doxato quell'altro tizio, Ciccio. Te lo porti a casa. È un'interna la cosa, perfetto. Non farlo, intervenire, non posso dirtelo. Golfels. Uccideremo gente. Ma non è Golfels questo, porca miseria. Viene dal Sudafrica, non me ne frega niente. Ha una sorella che si chiama Mbali, non me ne frega niente. Nina, Joseph, non so chi sia questo tizio. Winston, in contatto con Winston. Hai saputo dei bombings? Gli ho parlato. Un amico dice di conoscere un tizio del nome di X2 Tink che è stato ricordato dal governo. Ok, questo non c'entra niente, l'abbiamo appena visto. Abram, Cassandra, Orwell. E lui non ha un cestino, misteriosamente, va bene. Lei ha spento il coso. Volevo solo mettere una foto, dai. Ha rivelato. Perfetto. Flaggato, ci guarda che come potenzialmente pericolosa. Ignora che Seawatergate può aver protetto Jake Harrington. Trova possibile contraddizione in Juliet Harrington. Ha provveduto materiale per fare pressione a Seawatergate durante l'investigazione. Ha avvisato a proposito del fatto che fosse armato. L'investigazione ha portato alla morte di Nina Maternova. Ha causato un arresto dubbio di Joseph Langley. Ha notato che James Gray è al lavoro. Ha trovato materiale incriminante su Juliet Carrington. Quindi io posso aggiungermi la mia roba? Ha rivelato che era il coso. Perfetto. Ma perché? Trustworthy, sono trustworthy. Quindi io nella mia investigazione posso mettere la mia roba. Ma pensa. John Tamba, lei doxa la roba e io le metto la faccia. Grazie, arrivederla. Ok, mi manca come incriminare Juliet a questo punto. La foto, metti la foto. Bravo. Allora, Sky Chat. Qui non abbiamo più nient'altro. Sono trustworthy. Forse serviva a tenersi il PC acceso la tipa e dovevamo farlo prima di infilare di farle sapere che era incriminata. Ma è corretto, non le abbiamo detto, cioè abbiamo scoperto che era lo sapeva, ma non abbiamo detto niente di falso, nel senso. Mi ha minacciato di uccidermi, a posto siamo. Nei contatti non abbiamo più niente. Nel tracking è dove è stata lei, quindi ci segniamo tutti i posti in cui potrebbe essere nascosta, giusto?
Proviamo a mettere un posto dove potrebbe essere nascosta. Io te li do tutti perché tanto non c'ho più limiti di informazioni che posso darti. Porta a casa. Porta a casa. E porta a casa. Poi altre informazioni che posso avere. Con cosa sei in contraddizione? Ma soprattutto questo di quando è? E a posteriori? E di Cape Town? La sua sorella si chiama Mbali. Ok, allora, siamo per conto nostro. Non capirebbero. Sì, ma tu hai capito che è lei che ha il cellulare, perché a me non dai la possibilità di dirti delle cose. Porca miseria. A me, maledetta, non dai la possibilità di... È in contatto con te, non Bill John. Perché è lei che gli ha detto ok, giusto? Giusto, lui ha rotto con la tipa, che non ce ne frega niente, ma potrebbe essere un'informazione che non ce ne frega niente, ma così loro si cercano delle robe in più, grazie. Tu non sarai interessata, ma io sì. Quindi siamo qua, sperando che abbiano capito. Perfetto, lui era già morto, perfetto, solo che l'impersonatore ha fatto il bombing. Ok, l'hanno capito, la cercheremo in tutta la città, perfetto. Questo qua non mi interessa. Siete dell'opinione che dovrei mettere anche i dati su di me? Perché il sistema ci dice che siamo trustworthy. Io lo chiuderei qua. Guarda, ne metto una foto più bella, ma poi rimetto quella del necrologio. Che in bianco e nero mi ricorda che lei è morto. Aggiungerò anche l'informazione che lui è un ex admin. Prego. Che non, sicuramente non fa male ed è sicuramente vera. Qua di lei non me ne frega più di tanto, signor Catherine Della Croix, non me ne fotte niente. Direi che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siete d'accordo con me?
Sei d'accordo con me? Perché alla fine non era il peggior nemico della nazione quel tizio. Sono ancora in dubbio se mettere le informazioni di mie su me stesso. Sono in dubbio se mettermi le mie cose. Le bombe le ha messe Juliet, hanno capito che è lei che impersona il tizio, siamo a posto. Il caso è risolto. Abbiamo Delacroix, si è beccata quella roba lì. Ma no, perché lo scopo di Juliet sarebbe incriminare me stesso. Per incriminare me stesso... Dai, dovrebbero investigarmi e quindi scoprire Orwell. Ok, va bene così. No, io devo dire che Orwell si è comportato bene. Non posso dire se si è comportato male. Però non me lo fa fare, non ho il logout. Non ho assolutamente il logout. Però ho ancora delle robe da salvare su di lui. Torni qua. Vive con la mamma. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. C'è una bella picture di Juliet, esatto. Che andiamo subito a metterle. Che cambia faccia da immagine in immagine. C'è una picture di lui che magari se sono intelligenti capiscono che la mamma c'ha dei problemi, ma non sono così intelligenti. Browser History ha cercato Benjamin Costigan, bravo, segna lì. Questo conferma che è dietro l'exposure, perfetto, ma lo sapevamo già, non rompere le balle. I suoi possibili hideout non ci saranno più a niente perché l'abbiamo trovato. Ok, era in uno dei due in cui l'abbiamo mandato, quindi disabilita questo e disabilita questo, non ci serve a nient'altro questa roba qui. Qui c'è ancora qualcosa, questo qua non mi serve più, grazie. E qui non abbiamo altre informazioni rilevanti. Non mi resta che incriminarmi. Giusto, perché le altre cose sono tutte, tra virgolette, inutili. L'unica altra cosa che ho non c'è. Non c'è più. Allora, nel computer sto qua. Ok, questo non ci interessa. Non mi resta che incriminarmi. Non vedo alternative all'incriminarmi. Beh, questo sicuramente posso metterlo. Ci stai autoincriminando? Veramente non mi sto incriminando in questa cosa qua. Cioè, tu mi stai dicendo che lei ha spento il computer e che avendo lei spento il computer io non ho accesso ai suoi dati e pertanto non posso... E pertanto non posso incriminare lei? E quindi o incrimino me o incrimino Goldfels. Io incrimino anche te.
Non ho capito, in questo momento sono un po' perso dal cosa posso fare e cosa non posso fare. Obiettivo sciogli pensiero. E il problema è che l'unico modo per sciogliere pensiero io è questa, ma non ho una data. Questo qua non ha una data. Intervenire con cosa? Non posso rischiare di dirtelo. Sarò a Rosentech. Questo governo mi ha privato della chance di un futuro migliore, un futuro con mia sorella. Devo capire, ok. Aumenteranno misure. Sicurezza, nulla diventa migliore. Non leggerò più il tuo blog, non commenterò più, non mi interessa più, tutto è andato, vabbè, tutto perso. Lui sta dicendo l'esatto contrario. Lui gli sta dicendo l'esatto contrario. Dicendo se faccio così nulla migliora. E però non so come altro. Come altro sbloccare questa cosa. Cioè, o dico o metto dentro il falso perché io gli ho detto che ha detto quello, ma lui diceva facessi così non servirebbe a niente, quindi è una scemenza. Ok, oppure incrimino me stesso, e quindi incrimino me stesso perché sicuro non vado a dire il falso. Prego. Prego. Ma prosecutimi per cosa? Cioè, per cosa mi stai arrestando? Perché ho fatto il mio mestiere? Parlamento occupato. Un investigatore di Orwell si autoincrimina e rivela il progetto. Il governo termina Orwell e cancella i dati permanentemente. Arrestato il mastermind delle bombe. Lei l'abbiamo catturata, perfetto. Il dittatore è coinvolto con l'attivista Todd e ricercato per arresto immediato. Che la sua nazione dia l'estradizione rimane da vedere. L'investigatore che è in possesso di informazioni su Orwell, metti dentro. Allora, quest'ultima parte mi lascia perplesso. Quest'ultima mezz'ora, mi lascia perplesso. Mi è piaciuto molto, la storia aveva un senso, abbiamo capito la storia tutta, abbiamo incriminato le persone giuste, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per arrestare un terrorista che ha messo delle bombe, ok? Non per fare altro. Ma alla fine il fatto che si dovesse scegliere tra incriminare gli innocenti e incriminare noi stessi e chiudere Orwell mi ha lasciato perplesso.
perché alla fine sto programma ha funzionato. Sì, ma incriminare lei non c'era motivo di incriminare lei, capito? Il programma funzionava. Alla fine della fiera, quello che ci ha raccontato questo gioco, che questo programma funzionava perfettamente, che noi siamo stati bravi, abbiamo usato queste cose qua per seguire delle piste, abbiamo accusato Cassandra perché ha tirato il sasso al poliziotto perché ha dato di matto per i medicinali, ed era corretto. Abbiamo accusato Nina perché ha messo le bombe e le ha messe lei, ed era corretto. Abbiamo accusato l'avvocato perché finanziava Nina, la manteneva, ed è vero, poi che sia colpevole o no, quello che abbiamo detto è vero, ok? Abbiamo accusato i due hacker del doxing del nostro collega, ed è vero, e abbiamo fatto arrestare Juliet per le bombe, perché era lei che istigava Nina a mettere le bombe. Cioè, tutto quello che doveva fare ha fatto. Perché l'unica altra cosa è quella di l'accusa, tra virgolette, sbagliata al tizio di essere, di aver impersonato Goldfels, ma che è caduta 10 minuti dopo. Cioè, non è durata un pomeriggio questa cosa, perché aveva dimostrato subito la cosa giusta. Il programma ha funzionato. Il programma ha funzionato perché tu hai capito, un'altra persona avrebbe potuto scegliere altre info e far incolpare altre persone. Certo. Il punto è che devi filtrare le info e prendere quelle giuste, ma il programma mi ha dato le info per trovare i colpevoli di tutto. Mi sono spiegato? Cioè, grazie a questa cosa, un investigatore dalla sua scrivania, peraltro fuori dalla nazione, è stato in grado di arrestare tutte le persone di crimini che hanno commesso. È ovvio che se io sono un poliziotto arresto gente a caso perché seguo piste sbagliate, ma questo vale per qualunque poliziotto, no? Anche uno per strada. Ok, ma questo vale per qualunque poliziotto, Gwenfar. È vero di qualunque poliziotto. Cioè, il problema è che io entro nelle vite personali di queste persone, no? Che io gli hackero i telefoni, queste cose qui. Me ne abbiamo usato tutto per dei motivi leciti. Mi sono spiegato? Mi sono spiegato... Cioè, noi, nel nostro ufficetto a New York, qua, abbiamo incriminato... No, perché lì dovresti creare delle prove che sono identificabili come false. Ma perché? Sono le stesse prove che recupero da Orwell. Orwell è un modo per recuperare delle prove. Se io intercetto la telefonata, c'è un omino che intercetta la telefonata, funziona come Orwell. Se io intercetto l'email, se io requisisco il computer e gli leggo le email, funziona allo stesso modo. È vero che una cosa scritta in Orwell non si può più togliere, ma è anche vero che il tizio che abbiamo accusato di una cosa, che è stato arrestato per altri motivi, dei quali abbiamo accusato correttamente, la prova è stata lì, ma è una prova che non porta all'arresto, cioè non porta alla condanna. Ma io non posso scriverle, io posso prendere le info e metterle dentro, cioè devono essere info che io ho. Quello che voglio dire è che se questo gioco voleva dirmi il controllo eccessivo delle persone porta ad errori, ha fallito. Perché il controllo eccessivo delle persone mi ha portato a arrestare una tizia che ha tirato un sasso a un poliziotto volutamente, due tizi che hanno doxato un tizio rovinandogli la vita, una tizia che ha creato delle bombe, una tizia che ha istigato una tizia a far mettere le bombe e non Abraham Goldfels, che alla fine aveva preparato una roba ma non l'ha fatta, ha detto cancella tutto. Cioè, quello che dico, se lo scopo del gioco era farmi percepire che il controllo eccessivo delle persone è sbagliato perché si può abusarne,
Non mi ha mai messo in una posizione di uno, volerne abusare, due, avere troppe informazioni al punto che ho messo delle informazioni errate. Ok? Questo mi sta bene in un gioco. Mi ha messo lì un gioco, mi ha messo lì un motore, mi ha detto trai le tue conclusioni. E questo mi sta benissimo. Le conclusioni alle quali ci ha fatto giungere la nostra capacità investigativa, sono che tutto sommato si può usare nella maniera corretta. Ok? Che nella nostra investigazione è stato lo strumento efficace per investigare. Poi che tu mi dica di qualunque strumento si può abusare, questo è vero per qualunque strumento. È più facile abusarne, è meno facile? Non lo so. Questo avrebbe dovuto dimostrarmi in maniera diversa, avesse voluto dirmi questa teoria, ok? Perché noi non ne abbiamo abusato. Mi spiace, non mi aveva permesso di chiudere Orwell e dire va bene, abbiamo arrestato Juliet, fine del problema. Non devo fare nient'altro. Tutto il resto sono piani di pensiero e del governo che vogliono fare cose diverse, incriminare chi gli pare a loro, capito? Cioè, il problema è stato che alla fine, per finire la giornata, io non ho potuto spegnere il PC e dire va bene, grazie, sono soddisfatto della mia investigazione, arrivederla. Ma ho dovuto scegliere se allearmi con la posizione corrotta del governo, che voleva chiudere pensiero e dare la colpa a loro, anche se pensiero era una cosa pacifica, oppure allearmi con Juliet. E far saltare Orwell, che è uno strumento che ho usato in maniera corretta. Il punto è che mi dà una scelta tra due cose che io mi dovrebbe essere data la possibilità di non scegliere. Mi sono spiegato in italiano. Cioè, la vedo come un difetto di design del gioco che non mi permette la terza uscita. E non come e non come una dimostrazione della teoria del gioco. Perché nella vita normale io fossi stato l'operaio l'impiegato di Orwell, arrestata Juliet, avrei fatto esci. Ci vediamo domani mattina. Capito? Alla tizia abbiamo aggiunto la foto, la posizione, cosa lavorava, cioè qual era il suo lavoro attuale e che aveva lavorato alla Safety Bill. Niente che la incriminasse. Abbiamo aggiunto che lei sapeva che era di Goldfell, che non è incriminante. Goldfell non ha fatto niente, è morto di cancro. Sì, ha fatto un leak di informazioni a Juliet, per carità, ha fatto un crimine, ma lei ha assunto, e non è che... Cioè, lei ha assunto un attivista, va bene, riceverà una sanzione per il fatto che ha assunto un attivista. Mi sembra irrilevante. È comunque corretto, cioè, è un crimine che lei ha commesso e che ha portato le bombe. No? Boh, questo è il mio pensiero. Va bene. Io direi che, vista la moria generale che c'è stata quest'oggi, in questo momento di complicazione della trama, e perché capisco che sia brutto arrivare a non capire la trama e vedere me che ragiono su cose che non sai, ho cercato di essere più chiaro possibile nel mio train of thoughts, nella mia sequenza di pensieri, ma probabilmente non basta se uno non ha seguito assiduamente tutte le live. Quindi, direi che vi ringrazio della compagnia questa sera, noi ci vediamo domani sera, vedremo cosa faremo domani sera, non lo so, ci penso domani. Sorpresa per tutti, probabilmente anche per me. E vediamo cosa fare. Grazie di tutto, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao!